Allora, eccoci, siamo in Viale De Geneis. È un appartamento ampio di generose dimensioni. Al momento è organizzato con due camere da letto, ma può tranquillamente diventare anche un sette vani con le tre camere. Ecco, allora qui cominciamo dalla zona d'ingresso. Alle mie spalle abbiamo la porta di accesso e ci portiamo nella zona giorno. Qui abbiamo un salone doppio molto ampio con esposizione verso est, arricchito da due balconcini. Ecco, questa è una panoramica del salone. Poi di fronte a noi abbiamo un secondo vano, che questo potrebbe essere una sala da pranzo, uno studio, una camera da letto, quello che si preferisce utilizzare, perché comunque ha il proprio accesso. Questa è la porta di accesso e questa è la stanza grande a punta adiacente al salone doppio che abbiamo appena visto. Ci riportiamo verso la zona d'ingresso e dritto davanti a noi abbiamo la cucina. Aspetta, vi faccio vedere, qui abbiamo una prima dispensa. La casa è ricca di nicchie e dispense. Ecco, qui in questa zona abbiamo la cucina con un altro balcone. Questa è l'esposizione a sud, quindi siamo in pieno sole, molto luminoso. E qui in cucina abbiamo due dispense, una più piccola, una più grande, e il balcone. È un balcone profondo, vivibile, d'estate se ce lo gode anche per mangiare. La zona, come si sente, è molto silenziosa e tranquilla. Tornando verso la zona d'ingresso, qui alla sinistra abbiamo un'altra dispensa, molto grande anche questa, quindi di fatto le dispense sono quattro addirittura. Ecco, questa è la porta di accesso, lì è il salone doppio che abbiamo appena visto. Questa è quella che potrebbe essere la prima delle tre camere. Alla nostra destra abbiamo il bagno. Poi abbiamo una seconda camera. Questa è una camera singola. E poi abbiamo una terza camera matrimoniale. Facciamo la panoramica. Quindi ricapitolando, qua siamo in una camera da letto. Alla nostra sinistra abbiamo la camera singola. Eccola qua. Alla nostra destra abbiamo la terza camera, ad oggi collegata col salone, quindi poi si può, come dicevamo prima, avere più utilizzi. Salone doppio. Questo è l'ingresso. Abbiamo lasciato indietro il bagno che è qui, che abbiamo già visto anche prima. E poi abbiamo la cucina e le varie nicchie e dispense in questa zona qua, con balconata a sud, quindi luminosissimo, silenziosissimo. E qua terminiamo il nostro giro.